now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I said it clear, I state my case, oh, it's uncertain. I live a life that full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it Highways. Qualcuno si sarà chiesto perché si chiama così questa nuova vettura cinese, o quantomeno nuova per il mercato italiano. Ai in cinese significa amore, ways le strade, per cui le strade dell'amore. Il fondatore è stato un visionario, era il direttore generale della Volvo per la Cina. Ha trovato un socio, un altro manager cinese, e hanno creato questa vettura dalla linea, devo dire, piuttosto curiosa. Una scelta precisa del fabbricante è stata quella di crearla e venderla solo con la trazione anteriore. Infatti il cosiddetto frunk, come chiamano in America, cioè forward trunk, il baule davanti, è piccolino, perché sotto infatti c'è il motore di trazione. Leggiamo i dati tecnici. Potenza massima 204 cavalli, coppia massima 310 e un peso tra 1750 e 1770 kg. L'autonomia è quella dichiarata, circa 400 km. Nell'uso, diciamo, un po' sportivo cittadino, credo che scenda sui 300-350, che devo dire non è male. Qui sul frontale c'è la presa domestica per la ricarica, mentre a destra c'è la presa per le colonnine. Guardate, l'auto mi riconosce, accende i fari e apre le maniglie. Ricordandovi che sono alta 1,81, guardate quanto spazio ho per le mie gambe e per avere una giusta posizione di guida. Mancando il cassetto, c'è un ulteriore spazio per le gambe. La plancia è molto appariscente, ma rimane nella sua eleganza e raffinatezza. Non sembra di essere all'interno di un'auto cinese, ma all'interno di un'auto europea premium. Guardate quanto spazio c'è dietro ed è anche molto comoda. Si possono anche incrociare le gambe, anche se in caso di incidente non è proprio l'ideale. Questa è l'uscita d'aria per i sedili posteriori, però non è regolabile. Il sistema dell'infotainment è molto buono, anche se non è a livello delle migliori automobili europee. Anche se manca il navigatore, ma non serve, perché essendo la possibilità nei telefonini di collegarci direttamente con l'auto, non c'è nessun problema. Il bagagliaio, lo vedete anche voi, è molto ampio. Quindi per andare a fare la spesa o andare all'IKEA è molto spazioso, anche perché i sedili sono ripiegabili e può diventare un camioncino. Però c'è un ma, essendo elettrica, durante un viaggio bisogna fermarsi a ricaricarla nelle colonnine, lasciando i bagagli al suo interno. Ma per l'estate, bello avere il tetto apribile trasparente, molto pratico. Ma adesso andiamo a vedere come va su strada questa vettura. Basta premere il freno per metterla in moto. Cambio in drive. Bisogna togliere manualmente il freno a mano e ci si avvia. E la città ha il suo regno come tutte le auto elettriche. Si percepisce subito un gran comfort a bordo. La vettura è veramente notevole da questo punto di vista, sia per lo spazio sia per l'assorbimento delle sospensioni. L'accelerazione è formidabile come tutte le elettriche. Diventa anche quasi divertente poter schiacciare e andare via da tutte le altre vetture. Certamente poi c'è il problema dell'autonomia, che in città anche dopo una ricarica di una notte segna 400 km, ma poi andando si riduce anche abbastanza.
Certamente la vettura è maneggevole, è bellissima da guidare in città, silenziosa, facendo attenzione ai pedoni ovviamente che spesso non la sentono, e soprattutto è molto agile e facile da parcheggiare, e anche la funzione di parcheggio automatico e soprattutto la telecamera a 360 gradi che favorisce anche il passaggio negli spazi più stretti. Poi, passando alle strade statali, alle strade extraurbane, la vettura rimane sempre molto piacevole da guidare, molto confortevole, scattante e silenziosissima. Ovviamente qui sentiamo dall'esterno, c'è il rumore di rotolamento delle ruote, ma dall'interno non si percepisce assolutamente nulla. Si guida veramente bene, non sembra la tradizione delle cinesi di una volta, che erano auto un po' sgangherate tipo anni 50, no, su questa si viaggia veramente bene. Diciamo che fuori il consumo dipende molto da quanto si spinge sull'acceleratore. In funzione sport c'è anche una leggera ricarica mentre si va. Quanto a stabilità tenuta di strada, non vi aspettate una guida sportiva, si deve andare tranquilli, in grande comfort, ma attenzione, a parte l'altezza, insomma, non è proprio la vettura con cui affrontare le curve in scioltezza. E in autostrada poi il comfort permane, cioè tutti i sistemi di tenuta della carreggiata, quindi la sicurezza è garantita, basta non esagerare. Teniamo conto che però in autostrada, se si va oltre 120-130, il consumo sale abbastanza, la velocità massima è oltre 165 all'ora. Pur con tutti i problemi delle auto elettriche, l'autonomia, l'angoscia, però entrare in centro senza problemi, senza pagare tasse, balzelli, area C, eccetera, eccetera, diciamo che è impagabile.